Racconti di paura. La domestica di Roberto. Tempo fa, una vecchia signora in punto di morte decise di lasciare tutto il proprio patrimonio ai suoi nipoti e niente alla sua domestica, che l'aveva servita per molti anni. Quando la signora venne seppellita, la domestica decise di vendicarsi. Profanò la tomba e prese l'anello che la donna portava all'anulare per rivenderlo. Dopo un po' di tempo, una vecchia signora con un velo nero che le copriva il viso e dei guanti bussò a casa della domestica. Fuori pioveva e la domestica fece entrare in casa la vecchia signora. La signora non si tolse il velo, ma ad un certo punto si sfilò un guanto e alla mano sinistra mancava un dito. L'anulare.